In questa pillola, la quinta pillola, vorrei trattare il rapporto tra famiglia ed economia, o tra economia e famiglia. Il creatore ha stabilito delle leggi naturali per l'ordine da dare al sistema del consorzio umano, e uno di questi riguarda proprio la famiglia, il suo ruolo, la sua impatto di carattere economico, per la crescita e per gli equilibri di carattere sociale. Questo oggi, da parecchio tempo, ma soprattutto negli ultimi decenni, ha completamente negato. Oggi ci domandiamo che ruolo possa avere la famiglia e quanto effettivamente la famiglia sia, motore, origine di squilibri che stiamo vivendo, anche di carattere economico. Bene, vi darò alcuni punti di riflessione. No famiglia, lo farò in modo sintetico. No famiglia significa no figli, no educazione dei figli e conseguentemente squilibri di carattere economico e sociale. Perché solo la famiglia, che secondo le leggi naturali della creazione, andate e moltiplicatevi, produce discendenti. Questi discendenti, i figli, generano un effetto di crescita economica sul prodotto interno lordo, è evidente. Non esiste tra l'altro nessuna possibilità di surrogarla. Cosa succede se non c'è questo sviluppo legato alla crescita della famiglia e alla crescita dei figli? Che si produce meno reddito e più tasse, conseguentemente meno potere d'acquisto. Uguale a meno famiglie e meno figli. Ecco il circolo vizioso che noi stiamo vivendo. Quando sentiamo dire che una coppia non è in grado di fare figli, dobbiamo domandarci perché. Se il perché viene giustificato da un punto di vista economico, dobbiamo capire come si sviluppa il ciclo economico. Molti ritengono che non si possa fare famiglie e figli perché non hanno le risorse al momento per farle, e questo è comprensibile, è anche oggettivamente vero. Ma perché si è arrivati a questo? Perché i predecessori, i genitori probabilmente, la generazione precedente non ha fatto figli e non ha sviluppato quindi il ciclo economico della ricchezza, che quindi deve essere riavviato con dei criteri di carattere straordinario. Che cosa provoca meno famiglie e quindi meno figli? Provoca l'esigenza di tenere su, di far crescere l'economia, la crescita della ricchezza, il PIL, attraverso forme che sono artificiali. Per esempio, il consumismo. Il consumismo nasce proprio per compensare il crollo della natalità. Ma il consumismo a sua volta ha generato una serie di fatti che sono fondamentali per la riflessione che stiamo facendo. Più consumismo vuol dire che bisogna avere più redditi. L'intera famiglia deve occuparsi di economia, la padre e la madre, evidentemente, perché devono generare reddito. Quindi si creano dei potenziali distaccamenti all'interno della famiglia che possono provocare rotture. Ma più consumismo vuol dire anche utilizzare tutti i propri redditi per consumare, quindi privarsi del risparmio. E privarsi del risparmio vuol dire meno indipendenza della famiglia stessa e quindi più vulnerabilità. Ma poi ne parleremo in una pillola successiva. Più consumismo significa anche minor cura per l'ambiente. Il problema ambientale nasce esattamente per il maggior consumismo. Più consumismo vuol dire ancora più debito, perché le famiglie si devono indebitare per consumare e meno lavoro, perché per aumentare il potere d'acquisto delle famiglie si deve delocalizzare le produzioni, cioè mandarle in altre aree, in Asia per esempio, e quindi deindustrializzare l'area economica. L'ultimo punto fondamentale è meno famiglie, meno figli, meno vecchi, perché i vecchi non sono più sopportabili. Dal punto di vista economico, le persone che escono, voi pensate che negli anni 70 il numero di anziani, no?
pensionati erano tra il 10 e il 12% della popolazione, oggi superano il 30%. Questo, pensate soltanto l'impatto che può avere ad un bilancio di questo. Per risolvere questi problemi, l'uomo geniale inventa ogni volta delle utopie nuove. Adesso li chiamano reset. Ne abbiamo già avuti 5 o 6, adesso stiamo di fronte al prossimo reset, che è sempre più curioso dover capire come funzionerà, perché non funzionerà, come non sono funzionati tutti gli altri reset precedenti, perché l'uomo, quando decide di negare Dio, negare le sue leggi e formularle lui di quelle migliori, fa sempre un gran pasticcio.